Le squadre sono già in campo perché è già tempo della decima giornata del campionato di eccellenza e di fronte ci sono l'Attaros, padrone di casa, davanti al Lipunti. Quasi tutto pronto, eccolo qua il fischio e si parte. Prova ad andare avanti, manca con il pallone, prova il sinistro, la palla un po' troppo larga. Attenzione! Perché Pablo Val capabilmente entra in aria, mette all'indietro Celenicevski, prova il tiro, la palla si perde sul fondo. Grimbaum, c'è la pressione di Fini con l'incontrollo di Celenicevski, apertura, eccolo Fini, prova con il tiro, l'uscita di Feltrin, ancora lì Fini con il pallone tra i piedi, poi il tiro da fuori con Pablo Val, palla alta di poco. Tutto pronto. Tiro tagliato da parte di Fini, palla che resta lì, la palla bloccata in due tempi. Tutto sulla sinistra adesso, l'attaccante della Taros che ne supera uno, poi va sulla linea di fondo, mette il pallone in mezzo, c'è una deviazione e poi sbaglia tutto Lonis. Altra grande occasione, questa volta è per la Taros. La per Fini, pallone controllato sulla destra, arriva per Pablo Valle, il tiro preso di mezzo esterno, palla che finisce fuori. Con Fini prova ad allargare il pallone per Ruju, posizione regolare in mezzo, non ci arriva di un soffio Levicevski. Cross in mezzo con l'uscita, l'errore, pallone che resta lì, il tiro che finisce fuori di Lonis, è proprio allo scadere, grande occasione anche per la Taros. E la mette in mezzo per Calaresu, prova Calaresu, il destro con il pallone che attraversa tutta l'area di rigore e finisce fuori. Eccolo il fischio dell'arbitro, palla tagliata in mezzo con l'intervento e poi c'è la rete messa a segno da parte di Boi, il tocco sotto e il vantaggio è della Taros. Può ripartire con Ruju, mette il pallone teso, l'uscita, c'è ancora Fini, prova il tiro a girare, altra palla insidiosa. Ma si resta con Levicevski, tutta l'apertura sulla destra verso Fini, pallone un po' esterno, Fini recupera, prova a mettere in mezzo il pallone con Levicevski che trova il tocco sotto, palla fuori. Tanto c'è Enna, prova, c'è poi Porcu, Calaresu in mano di rigore, Calaresu! Che finisce in rete con la rete dell'attaccante della Taros che fa 2-1. Ancora Viale, quando arriva il fischio del direttore di gara che dice che si può finire qua con le ostilità. E allora finisce con la Taros che batte il Lipunti 2-1 e si porta a casa anche questa vittoria.